Ciao a tutti! Allora, oggi volevo parlare del motivo per cui la diva del tubo è molto popolare per quanto riguarda il pubblico femminile, perché comunque ha una schiera di divette molto numerosa. Quindi ci sarà pure un motivo perché questo succede. Questa tematica è stata, diciamo, aperta dall'osservatore. Che diceva appunto che lei riesce in qualche modo a farsi amare moltissimo dalle donne e da farsi molto spesso odiare dagli uomini. E quindi si chiedeva il motivo di tutto ciò. Io penso da donna che sia molto amata perché, nonostante tutte le sue difficoltà che ha avuto in amore, è riuscita a realizzarsi. Dal punto di vista di gestire un'attività propria, e bisogna riconoscere che se comunque lei fa l'attività del fetish e riesce a mantenersi, vuol dire che ha, diciamo, del talento nel fetish, sa gestire il fetish. Giudizi morali per quanto riguarda il fetish io non li do, anche perché vivo in Germania dove anche la prostituzione è legale e veramente pagano tantissime tasse. Quindi non mi permetto di portare dei giudizi morali. Detto questo, per quanto riguarda un certo tipo di donna, lei rappresenta un modello perché comunque è riuscita a realizzarsi nel lavoro e secondo me è riuscita ad ottenere anche molte vendette, che sono forse quello che spinge un pubblico femminile a seguirle, perché la vendetta mi sembra che sia donna, molte volte le donne sono molto vendicative, per cui secondo me ha ispirato anche molte donne a vendicarsi, credo, non lo so, questo è un dubbio che ho. Quindi questo è quello che penso della diva del tubo e del motivo per cui è così tanto amata dal pubblico femminile. Vi ringrazio tutti e buona giornata. Un bacione da Alessandra.